tutti da Lisa Esoterica, oggi vi mostro per la vigilia di Samhain, scritto Samhain, quello che io ho comprato per la festa che sta per arrivare. Ovviamente io come ogni anno includerò anche i Loa Gedè, i Loa del cimitero in questa mia festa, in questa mia celebrazione. Vi voglio mostrare cosa ho comprato. Ho comprato questo teschio un po' messicano, ma a me piace molto l'arte messicana cimiteriale, la trovo molto bella. Ho comprato una candela viola, una candela nero per i Gedè, ma anche per fare un bando. Ho comprato questi bicchieri a teschio meravigliosi di vetro per servire le loro bevande. Ho comprato questa ampolla per l'olio dei Gedè che io farò e conserverò sul loro altare, bellissima. Ho comprato due tazze di ceramica, bianco e nero. Ho comprato queste candele a forma di teschio per fare dei rituali di bando contro i nemici o dei rituali confusione. Nella magia Udu e Voodoo sono molto utilizzate. Le ho comprate due nere e una bianca e sicuramente saranno anche disponibili per voi, per i vostri lavori, queste di colore nero. Poi ho comprato questi dolci tipici della festa di Samhain, molto americani, io li adoro, e ho comprato anche quest'altri nel caso venissero dei bambini a suonare alla mia porta, dove troveranno una vera strega che li accoglierà. E poi ho comprato un po' di decorazioni perché quest'anno ho intenzione di fare l'albero di Samhain, ovvero addobberò l'albero di Natale in stile Samhain, ovvero comunemente chiamato Halloween. Ho comprato queste bare di carta dove io le metterò come decorazione nell'altare dei Gedè per mettere regali, offerte e altro come abbellimento, e poi vedrò cos'altro fare. E questi piatti, sempre di carta, molto carini, che possono diventare delle bellissime de decorazioni. Ho comprato queste illuminazioni viola a forma di pipistrello, a batteria vanno ovviamente, che io le adoro, le cercavo disperatamente e quest'anno finalmente le ho trovate, e queste a forma di teschio, che le metterò nel loro altare, perché comunque ai Loa piacciono queste decorazioni fatiscenti, piacciono le luci elettriche sui loro altari, è molto tipico in Sud America. E quindi le ho prese proprio perché le voglio assolutamente aggiungere, e poi vedrò come, quando e perché, se esternamente o internamente, ai miei altari, che poi stanno diventando dei veri e propri tabernacoli. Ecco, come ogni anno io vi mostro la mia spesa che faccio nel periodo di Samhain, che inizia il 30 ottobre, ma a casa mia è già iniziato, ovviamente, e finirà con le feste dei Gedè dall'1 al 3 novembre. Quindi io adesso vi abbraccio, vi saluto e ai bobo, al prossimo video.